quasi arrivati in Forcella. È sbucata fuori. Eccola qua, in tutta la sua meraviglia. Locazione turistica. Eccola dall'altra parte. Ah, c'è un po' di budello prima dell'attacco. Parte molto in marcia. Eccoci all'attacco nella forcelletta sotto alla torre. E sono con Stefano, avvicinamento solito da San Vito a Forcella Grande. Ora girandola in senso orario. Si parte. Essere questo. Sbucata la mano. Allora, ho fatto il primo tiro. Si risale il pendio. Gli spasciumi raccetta solo. Secondo tiro, parte Stefano. Qui si sale questo canalino cammino fino a una cengia. Boh! Parto! Proviamo questa cengia infernale. Passo del gatto proprio.
Cesaletti, qua se ga sfogate brutto, oddio! Porca troia, da solo! Perché qua c'era un passaggio, niente male. Deve essere ultimo tiro. Dei sabbioni, mamma mia, Vito. Bene, dai, si scende. Prima doppia Stefano, subito sotto la croce. Seconda doppia. E siamo fuori! Budellino. Cesaletti nell'877 ha fatto tutto da solo, aprendo una nuova era dell'alpinismo. Ultimo sguardo. Verticale, sua parete dritta, basso. Cesaletti era un pazzo, no? Forcella grande, siamo giù. Ci dica, come le sembra questa discesa? Bella comoda, signore!
Guarda qua come crescono le birre.